La cantatrice Calva del 1986 è la tredicesima opera lirica di Luciano Sciascia. Il compositore la definisce, all'interno della propria esperienza compositiva, come l'avventura più importante e più difficile della sua vita. Nell'ambito del teatro musicale, egli aveva lavorato in precedenza con testi di grandi scrittori del passato come Pirandello, Chekhov, Dostoevsky e Stevenson, talvolta avvalendosi della collaborazione di librettisti, talvolta procedendo personalmente all'elaborazione del testo. Dal romanzo La riva delle Sirti dello scrittore Julien Gracq, Sciascia trasse un'opera in quattro atti. Di particolare rilievo è poi la felice collaborazione con Nino Buzzati, e si realizzarono insieme quattro lavori teatrali, a cui si aggiunge l'aumento scritto nel 1996. Ferrovia sopraelevata e procedura penale erano stati concepiti espressamente per il teatro musicale, mentre il mantello ed era proibito furono tratti da racconti brevi e adattati per l'opera dallo scrittore stesso. Il compositore dichiarò di aver avuto dei momenti di grande difficoltà nell'affrontare un capolavoro quale la cantatrice Calva. Egli rivelò le motivazioni di questa impasse nella conferenza stampa che si era tenuta in occasione della prima esecuzione a Vienna. La situazione per me particolarmente impegnativa, difficile, a un certo momento ho creduto quasi insuperabile e non mi vergogno a dire che stavo per abbandonare il lavoro, è quella di affrontare la cantatrice. Un lavoro nato per il teatro di prosa, ed era questa per me la prima volta che musicavo un pezzo nato per il teatro di prosa, che vuol dire già di per sé completo, perfetto, autosufficiente, che garantiva al pubblico la totalità espressiva del lavoro. Il pericolo di cui io mi rendevo conto prima di scrivere, prima di ridurre il libretto e di mandarlo a Monsignor Ionesco per avere l'autorizzazione a far l'opera, prima ancora io mi domandavo questo, perché quello che tutti penseranno. Probabilmente sto violando un domicilio. Probabilmente fare una musica su un pezzo di teatro per di più celebre può essere che sia come avere un disegno sul quale mettere dei colori violenti che in certo senso possano snaturare quello che era il vero senso del teatro nella sua essenza in prosa. Il problema era quindi uno, riuscire ad adattare me stesso, i miei mezzi, con una certa umiltà, a quello che era il teatro di Ionesco. Che cosa vuol dire? Vuol dire due cose soprattutto. Che la mia musica si mettesse, non voglio dire in sottordine, ma che si spogliasse delle intenzioni di volo musicale per aderire totalmente allo spirito dei personaggi. Lo scrittore rumeno aveva collaborato in passato con altri compositori, come ad esempio Pierre Barbeau, un allievo di Xenakis, che aveva realizzato le musiche di scena per Les Chaises del 1952, e la compositrice Germaine Taillefer, autrice di una breve opera lirica dal titolo Les Maîtres del 1959, sul precedente testo teatrale di Ionesco. Georges Delerue ha composto la musica per una coreografia di Fleming Flint, liberamente ispirata alla Leçon del 63. Nel 1985, invece, Ionesco scrive un libretto d'opera per Maximilien Kolbe, con musica di Dominique Probst. La cantatrice Calva è il primo lavoro teatrale di Ionesco. Venne messa in scena per la prima volta nel 1950 al Théâtre des Noctambules di Parigi, ma dopo poche repliche la cronica mancanza di spettatori costrinse gli organizzatori a sospenderne la rappresentazione. 7 anni più tardi fu coraggiosamente ripresa dal Théâtre de la Huchette, una delle sale più piccole della città, riscuotendo un enorme successo. Da allora è stata rappresentata in tutto il mondo,
divenendo uno dei testi più noti del teatro dell'assurdo. Ionesco narra nel testo Note e Contronote la genesi di quest'opera. Nel 1948 acquistò un manuale di conversazione franco-inglese per principianti. Lo scrittore afferma di essere stato affascinato dall'ovvietà degli enunciati tradotti. Imparai dunque non l'inglese, ma sorprendenti verità. Per esempio, che la settimana ha 7 giorni, cosa che d'altronde sapevo, oppure che il pavimento è sotto il soffitto sopra, cosa che ugualmente, forse, sapevo, ma sulla quale non avevo mai riflettuto seriamente o avevo dimenticato, mentre mi appariva improvvisamente tanto stupefacente quanto indiscutibilmente vera. A partire dal terzo capitolo venivano introdotti due personaggi, la signora e il signor Smith. La donna nel testo racconta che sono genitori di innumerevoli figli, che vivono nella periferia londinese, che hanno una domestica di nome Mary e che da 20 anni sono amici dei signori Martin. Leggendo il testo, Ionesco si è reso conto di sentire la necessità di comunicare ai miei contemporanei le verità essenziali di cui il manuale di conversazione franco-inglese mi aveva reso cosciente. E la struttura dialogica del manuale suggerì a Ionesco l'idea di scrivere un'opera teatrale. Durante la prima fase di scrittura del testo si verificò un fenomeno bizzarro. Il testo si trasformò sotto i miei occhi, contro la mia volontà. Le semplicissime e luminose frasi che avevo diligentemente trascritto nel mio quaderno da scolaro, lasciate là, in capo a un certo punto, si decantarono, presero a muoversi da sole. Si alterarono, mutarono fisionomia. Il signor Smith, il mio eroe, ci farà sapere che la settimana si compone di soli 3 giorni, martedì, giovedì e martedì. I buoni borghesi, signori Martin, furono colpiti da amnesia. Pur vedendosi e parlandosi ogni giorno, non si riconobbero più. Un quinto personaggio inatteso sopraggiunse infine ad aggravare il turbamento di quelle pacifiche famiglie, il capitano dei pompieri. Ahimè, le verità elementari e sensate che si scambiavano, accavallandosi fra di loro, erano impazzite. Il linguaggio si era disarticolato, i personaggi si erano decomposti. La parola assurda si era svuotata di contenuto. Durante la prima fase di scrittura del testo si verificò un fenomeno bizzarro. Il testo si trasformò sotto i miei occhi contro la mia volontà. Le semplicissime e luminose frasi che avevo diligentemente trascritto, lasciate là, in capo a un certo tempo, si decantarono. Presero a muoversi da sole, si alterarono, mutarono fisionomia. Il signor Smith, il mio eroe, ci farà sapere che la settimana si compone di soli 3 giorni, martedì, giovedì e martedì. I buoni borghesi, signori Martin, furono colpiti da amnesia, pur vedendosi tutti i giorni, non si riconobbero più. Un quinto personaggio inatteso sopraggiunse infine ad aggravare il turbamento di quelle pacifiche famiglie, il capitano dei pompieri. Ahimè. Le verità elementari e sensate che si scambiavano, accavallandosi fra di loro, erano impazzite. Il linguaggio era disarticolato, i personaggi si erano decomposti. La parola assurda si era svuotata di contenuto. Scrivendo questa commedia, poiché tutto ciò si era trasformato in una specie di commedia o di anticommedia, cioè veramente una parodia di una commedia della commedia. Ero sopraffatto da un vero malessere, da un senso di vertigine, di nausea. Il testo era intitolato inizialmente L'inglese senza professore, ma in seguito a un errore di memoria di un attore che scambiò un'istitutrice bionda per una cantatrice calva, Ionesco modificò il titolo mettendo in primo piano un personaggio come la cantatrice calva che di fatto nell'opera non esiste. Il volume della cantatrice calva venne acquistato da Luciano Sciascia soltanto perché incuriosito dal titolo, racconta il compositore nel testo autobiografico Le variazioni della fortuna, e il figlio Riccardo, leggendolo, lo aveva riempito di punti interrogativi.
Il compositore afferma di non essere stato in un primo momento sedotto dall'amaro e paradossale umorismo dell'autore rumeno. L'idea di realizzare un'opera, tuttavia, gli giunse proprio dai suoi figli, cui fra l'altro è dedicata l'opera. Cecilia, si legge ancora nello stesso tempo, disse: "Tu, papà, che hai dimostrato di essere spiritoso in musica, dovresti scrivere in questo periodo di barbate una nuova opera buffa." Riccardo disse: "Dovresti fare un'opera nel solco di procedura penale, che è un precedente di sicura garanzia." Floriana disse: "Io credo che sul soggetto della cantatrice Calva, anche per il successo che ha avuto tutto il mondo, ci sia da fare ancora un pensierino." Shay in breve tempo chiese e ottenne il permesso di Ionesco di trasformare la pièce in un'opera lirica. Ridusse personalmente il testo al libretto in modo rispettoso e funzionale, senza modificare una parola della traduzione di Gian Renzo Morteo. "Ho tagliato il testo a striscioline, che poi ho incollato per ricavare circa 12 pagine per 1 ora e 20 di musica", afferma Shai in un'intervista pubblicata sul Giornale della Musica del novembre 86. Il compositore inviò il copione allo scrittore rumeno, spiegandogli che ciò che aveva fatto era indispensabile all'economia dello spettacolo lirico. Ionesco diede piena approvazione al nuovo testo. "Sono stato molto contento e ho trovato il libretto paradossalmente fedele e originale", si legge in un'intervista pubblicata sul libretto di sala della rappresentazione parigina. Nel settembre 1981 Chailly si mise al lavoro in modo irrequieto e felice. Nonostante una bronchite virale, procedette con straordinaria rapidità alla composizione dell'opera. "Mentre la componevo, era come quando ci si accorge che si possiede un oggetto d'amore, che sia una cosa sola, senza resistenza da nessuna parte. Credo sia la condizione ideale e sempre auspicata da chiunque crei qualcosa", afferma il compositore in un'intervista pubblicata sul quotidiano La Nazione nel novembre 86. Dopo pochi mesi, l'opera era terminata. Nel maggio 1983 il compositore incontrò Ionesco in occasione della nomina dello scrittore a socio dell'Accademia di Brera. Gli ho parlato a lungo della partitura. Non ha detto una parola, poi ha preso un biglietto, vi ha scritto sopra Merci, l'ha firmato e me l'ha consegnato. Continuò a raccomandarsi che non ci dimenticassimo di lui, perché ci teneva molto ad essere invitato al battesimo di quell'opera, afferma ancora Chailly nella stessa intervista. Il 13 marzo 1984 l'opera doveva andare in scena all'interno della stagione della Piccola Scala di Milano, dove quasi 30 anni prima era stata rappresentata Una domanda di matrimonio. Era stata già designata la compagnia, il direttore d'orchestra Vladimir Delman aveva ormai studiato la partitura quando la Piccola Scala venne improvvisamente chiusa per ragioni economiche e la cantatrice Calva rinviata sine die. Nel giugno del 1986 la direzione della Kammeroper di Vienna manifestò interesse per l'opera e decise di metterla in scena, 13 anni dopo che le stesse scene avevano ospitato il libro dei reclami. Ionesco, dopo la chiusura del sipario, ringraziò Chailly con queste parole, riportate dal compositore ancora nel testo Le variazioni della fortuna: "Le sono profondamente grato per due ragioni. Perché lei, con senso ironico e drammatico, allo stesso tempo ha interpretato esattamente lo spirito dei miei personaggi. Perché la musica, che mi piace molto, ha riempito il vuoto della mia pièce, tanto che spero di sentirla d'ora in avanti sempre con la musica." Dopo alcune fortunate repliche, l'opera venne portata al Teatro Petrarca di Arezzo, all'interno del Festival Atti Unici. 2 anni dopo venne rappresentata al Hebel Theater di Berlino, poi a Klagenfurt nel 92 e all'Opéra Comique di Parigi nel 97.
La cantatrice Calva è suddivisa in due parti composte rispettivamente da 18 e 17 numeri, dalla durata complessiva di circa 75 minuti. L'opera è costituita principalmente da pezzi d'assieme, soltanto a Mary sono assegnati interventi solistici come la variazione 8, il preambolo e la variazione 17, che curiosamente ha come titolo cavatina, anche se posto quasi al termine dell'opera. Chailly, tuttavia, ha dichiarato in più occasioni che soltanto il tenore possiede un'area vera e propria, si tratta del suo intervento all'interno dell'episodio di collegamento. Chailly ha concepito la linea generale dell'opera come un sistema di metamorfosi delle forme, basato su 20 variazioni a partire dal tema La pendola, che è proposto in apertura. Le variazioni sono concepite come corrispondenti ai battiti irregolari e illogici che scandiscono il non progredire dell'azione in ionesco, scrive il compositore fra i suoi appunti conservati presso l'archivio provinciale di Trento. Ciò permette al compositore di trasformare incessantemente il materiale e renderlo allucinato o gonfiarlo, ridurlo a schegge o addensarlo, scrive ancora Chailly, mantenendo un profondo livello di coerenza all'interno dell'opera. La riproposizione quasi parossistica dello stesso materiale musicale sembra mirare alla denuncia dell'assurdità rituale del vivere borghese, che si nutre di stereotipi. Le variazioni sono intercalate da brani di collegamento, a cui è assegnato di volta in volta un nome diverso: sutura, dialogo, recitativo, preambolo, coda. Alcuni sono soltanto dei brevi interventi recitati, come ad esempio la transizione che precede la variazione 9, in cui il dialogo fra i coniugi Martin è accompagnato unicamente da alcuni battiti della pendola. Altre volte invece questi brani si configurano come delle composizioni molto complesse, ad esempio l'episodio di collegamento fra la variazione 11 e 12 che contiene la già citata aria del tenore. Il tema iniziale della pendola, su cui sono costruite tutte le variazioni, è stata composta utilizzando due serie dodecafoniche, una successione di base ed un'altra destinata agli abbellimenti. Chailly predispone inoltre una terza serie, che è associata al pompiere ed è utilizzata nella variazione Fox. Il compositore afferma di aver utilizzato la variazione in tutti i modi fuorché dodecafonici, facendo talvolta dell'accademia, talvolta muovendosi in assoluta libertà, ma sempre attenendosi ad una resa espressiva rispettosa del testo drammatico. Si passa dunque dal rigore della variazione canonica 7 o della variazione 13 speculare all'aleatorietà della variazione 11 e al ritmo danzereccio del foxtrot della variazione 14, per arrivare allo scompiglio del concertato finale. Come nel testo, l'ultimo brano, variazione 20, riprende l'inizio, viene riproposta la scena iniziale, ma i signori Martin prendono il posto della coppia degli Smith, ripercorrendone le stesse figurazioni musicali che avevano proposto in apertura dell'opera. La serialità all'interno dell'opera non è applicata in modo sistematico e in alcuni momenti appaiono gruppi di suoni che, come appunto Chailly fra gli schizzi, risolvono in se stessi il totale cromatico per saturazione del campo. Le parti vocali si muovono sulle serie, ma ancora si permettono libere variazioni su fulcri di irradiazione, cioè note polarizzate derivate dalle successioni formulate inizialmente dal compositore. La difficoltà principale lavorando alla cantatrice Calva era per il compositore quella di adattare il proprio linguaggio musicale ad un testo già di per sé completo ed autosufficiente. Chailly afferma di essere riuscito ad aderire spiritualmente, ancora prima che tecnicamente, ai personaggi di Ionesco, cercando di mantenere il clima di sconsolata amarezza della pièce anche nella partitura. Chailly accolse il parossismo linguistico di Ionesco quale occasione per una scrittura talvolta farneticante, caratterizzata da disegni ispidi, giochi di grigi, rotti da spessi silenzi e improvvise lacerazioni. Egli scelse di utilizzare due soluzioni espressive, si tratta dell'allucinazione sonora, in corrispondenza delle situazioni paradossali, e una pulsazione ritmica, simmetrica, distorta, a volte ossessiva,
per interpretare l'inconsistenza psichica di alcune figure, la loro coscienza caricaturale e grottesca. L'utilizzo di una vocalità distorta e allucinata compare ad esempio all'entrata in scena dei coniugi Martin. L'insensato dialogo fra i due, che non si riconoscono, viene realizzato attraverso il contrasto fra i continui glissandi della donna e le varie tonalità di parlato del marito. Gli archi accompagnano le voci con glissandi, pizzicati e lunghe pause, creando un'atmosfera inquieta e paradossale. Chailly ha inizialmente predisposto degli schemi ritmici e melodici per ogni personaggio, in modo che ognuno di loro avesse un modo particolare di presentarsi, di cantare e di muoversi. Da alcuni documenti presenti nell'archivio Chailly possiamo leggere la caratterizzazione che il musicista aveva attribuito ad ogni personalità prima di procedere alla composizione dell'opera. Non si tratta tuttavia di un rigido schema, ma si configura piuttosto come una tavolozza di riferimento per ottenere un insieme e un suono di insieme cangiante e complesso. Si tratta più propriamente di un modo di presentare inizialmente i personaggi che poi tendono a modificare la loro pronuncia in base alle diverse situazioni drammaturgiche e alla relazione con le altre figure. La signora Smith viene descritta come una donna pettegola e svenitella e ricorda la contessa Delorme di Procedura Penale. La sua linea melodica talvolta si salda ostinata su note ribattute, talvolta si muove piuttosto liberamente intorno a dei suoni fissi. Al contrario, il signor Smith, un giuggiolone borghese, canta di preferenza note lunghe e stiracchiate, con degli abbellimenti e degli svolazzi che gli conferiscono un certo lirismo, anche se stralunato. Il carattere un po' sostenuto e sussiegoso del signor Martin viene messo in ridicolo dal fatto che non gli appartiene un vero e proprio canto. Egli infatti si esprime solo attraverso vari tipi di parlato, talvolta cantilenando. Il portamento della moglie è altrettanto ridicolo, poiché la sua modalità espressiva è caratterizzata da glissandi e portamenti, come se miagolasse, con un fastidioso rotacismo che mette in luce il suo essere una fatua donna di mondo. La vivace e spudorata cameriera Mary canta in modo più aggressivo, con svolazzi, acciaccature e urletti, talvolta assumendo dei risvolti romantici, mentre il pompiere si muove goffamente e si presenta cantando per quarte su un pedale strumentale. Il suo ritmo è marcato, talvolta si avvicina a un passo di marcia. Il risultato è quello di un personaggio solenne ma fesso, scrive ancora il compositore. Chailly ha approntato per la cantatrice Calva un'orchestrazione inconsueta, in cui ad ogni coppia di personaggi è affidato uno specifico timbro strumentale. Egli aveva già utilizzato una modalità simile in due precedenti opere, Una domanda di matrimonio e Procedura penale, ma per quanto riguarda la cantatrice Calva, egli ha applicato questo modus operandi con un atteggiamento più radicale e con un esito enigmatico e sofisticato. L'ensemble della cantatrice Calva è costituito infatti da un triplice quintetto. Gli strumenti a corda pizzicata, mandolino, mandola, chitarra, arpa e clavicembalo, accompagnano il signore e la signora Martin, descritti dal compositore come incostanti e ciarlieri, mentre il quintetto d'archi suona in corrispondenza della coppia dei Martin, dal carattere più ritroso e grottesco. Il quintetto degli strumenti a fiato è suddiviso tra Mary, flauto e oboe d'amore, e il capitano dei pompieri, Ecclefon, corno di bassetto, sarusofono. Tale suddivisione, nuovamente, non è applicata in modo sistematico, ma si adatta con elasticità alle varie situazioni drammatiche. Ad esempio, nella variazione 8, la melodia della cameriera, si avvale del sostegno dell'oboe d'amore e di violini, viola e violoncello, intuitivamente perché il suo discorso è completamente incentrato sulla coppia dei Martin, a cui è associata la famiglia degli Archi. Il persistente gioco di condensazione e rarefazione del materiale musicale amplifica l'effetto di straniamento del testo originale. La chiarezza della scrittura di Chailly sottolinea le verità elementari e insensate del libretto. Le linee rapide e frastagliate raccontano l'alienata vertigine della realtà e delle sue convenzioni, denunciandone l'intima sofferenza.
La musica di Chailly quindi penetra e avvolge con ironia la dimensione surreale evocata da UNESCO, mettendone in luce l'amarezza e allo stesso tempo la rassegnazione. Scrive Chailly in un manoscritto conservato presso l'archivio provinciale di Trento. Nell'opera c'è una violazione, una sola ma importante. Il titolo, si sa, è provocatorio, perché la cantatrice non è un personaggio della commedia. Il pompiere chiede che ne è della cantatrice Calva e il signor Smith risponde: si pettina sempre allo stesso modo. Nell'opera, invece, a questo punto si sente la voce della cantatrice fuori scena. È una voce angelica, ammaliante, come una voce che venga dall'aria.